Matteo? Mister, in quella corsa quanti vermi ha schiacciato? Ah, non lo so. I vermi nel sintetico non ci Io sono. sono abituato a combattere nella vita, però il nemico lo vorrei vedere, diciamo, lo vorrei affrontare. I vermi sono difficili da affrontare perché quelli scappano. Ma i pescatori però sono capaci a stanarli, quindi chiamiamo qualcuno che va a pescare nell'Arno, Ezio. No, vabbè, a prescindere la battuta, non è stata una settimana facile, quindi è normale che dopo, nell'immediatezza del dopogara, voglio dire, esterni la rabbia e nel contempo la gioia. Quindi, ecco, è stata una cosa molto bella. Mister, senta, le volevo chiedere se ha incontrato il presidente, se avete parlato faccia a faccia, insomma, di persona, della partita e non solo, insomma, quali argomenti avete trattato, se avete avuto modo di parlare. No, ho parlato a lungo col Presidente, però il Presidente non è che io parlo di aspetto tecnico, tattico, lui è una gran persona, non è che parlo di calcio, parliamo della gestione, di varie situazioni e io con estrema schiettezza dico sempre quello che penso. Ribadisco, io sono un uomo, un grande aziendalista, ma nella mia vita non ho avuto mai padroni, quindi sono un uomo libero e l'uomo libero è colui il quale esterna le proprie convinzioni. E le stesse ho esternato al Presidente, come ho sempre fatto. Ecco, è una frase che avevi detto anche giovedì, no, sono un aziendalista e però non ho padroni. C'è qualcuno nell'Arezzo che vorrebbe farti da padrone? No, questo non lo penso. Capuano non ha padroni, su questo non c'è ombra di dubbio. La dignità non ha prezzo, quindi assolutamente non penso che qualcuno abbia in mente una cosa del genere, perché poi con Capuano è molto difficile. Sottolineavamo prima, insomma, il grande feeling, direi anche l'amore calcistico dei tifosi nei tuoi confronti. Ricordava Matteo, no, Quella è la spinta che mi fa andare avanti ora dopo ora, è la spinta illimitata che nel mio DNA colpisce il sentimento più alto e mi spinge a trovare motivazioni continue affinché l'Arezzo faccia sempre meglio. Perché stavamo dicendo appunto che dopo la tua conferenza di giovedì anche su Facebook tanti tifosi che hanno messo la tua foto nella bacheca scrivendo io sto con Capuano, insomma, molti attestati. Io sto con l'Arezzo, io sono per l'Arezzo, io sono per l'Arezzo e per Arezzo, ripeto, io sono per l'Arezzo e per Arezzo. Fiero ed orgoglioso di rappresentare questa città, una tra le più belle dove ho allenato e con gente fantastica. Ogni parola è superfluo, vi saluto a tutti e vi auguro una bella continuazione di questa trasmissione.